Quanta è stata sfortuna secondo lei? No, la fortuna nel calcio esiste poco, non ci credo molto. Il Napoli ha vinto la partita perché hanno sfruttato al meglio due ripartenze con grandissima abilità e capacità e hanno vinto la partita. Io mi devo soffermare sui 95 minuti, di più alla squadra non potevo chiedere perché abbiamo fatto una partita entusiasmante, dove abbiamo creato tanto, dove abbiamo costretto una squadra del livello del Napoli di stare nella propria metà campo quasi tutta la partita con tutti gli effettivi. C'è stata una buonissima qualità di gioco, dispiace per il risultato finale proprio perché abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari. Quest'oggi secondo me è qualcosina in più dell'avversario, poter giocare alla pari con tutti. Ciao Vincenzo, due domande. Una naturalmente sul fatto eclatante del rigore, la televisione ha dimostrato che è netto. C'è anche però il secondo giallo a Cuadrado, che era disperato, espulso, quindi salterà Milano. Ecco, ti senti in questo momento fortemente penalizzato? Soprattutto Cuadrado, che ti ha detto che sembrava disperato? Infatti era talmente disperato che non si trova. È sparito, eh? Non l'ho visto. Quindi speriamo che non sia doping, sennò magari deve tornare. Quindi rispetto ai rigori che bisogna dire, dai, andiamo avanti. Mi spiace, un giocatore come Cuadrado che fa dell'allegria, l'ho detto prima, dell'allegria nel suo modo di giocare, corretto sempre, vederlo espulso per due simulazioni. Che io sulla prima non so, non l'ho rivisto il fallo, non so se c'era rigore. Però ha subito due o tre mezzi falli precedentemente, ha cercato di stare a piedi, ha perso l'equilibrio, è stato ammonito. Quindi vederlo espulso per doppia simulazione mi dà particolarmente fastidio, proprio perché è un giocatore che subisce 20 falli a partita. Siete andati invece sulla partita. Il Napoli è una squadra molto forte, Benitez è un allenatore bravissimo, ma fino ad oggi avevamo detto che il Napoli era famoso anche rispetto allo scorso anno, proponeva gioco e non aspettava le altre squadre. Ecco, stasera è stato un Napoli molto utilitaristico, non molto all'italiana, vi ha sempre aspettato dietro, ha fatto proprio un muro. Significa che la Fiorentina ormai è studiata al 100%, sanno che la Fiorentina fa quel gioco, è l'unico sistema per controbattere e fare un po' di catenaccio. Sì, sinceramente non lo so, bisogna capire dove sta la verità. Se la Fiorentina è stata troppo brava a prendere campo, io non credo che un allenatore, qualsiasi allenatore, possa decidere di aspettare la squadra e sperare che prendi un palo o sapere prima che prendi un palo, che magari hai tre occasioni, magari qualche episodio ti gira bene e vince la partita. Io credo sia stato merito della Fiorentina per aver costretto il Napoli a difendere così basso, e ci si aspetta il massimo perché magari l'anno scorso ha fatto qualche gol in più, però è un giocatore che sta bene, ha bisogno di fiducia e probabilmente soffre un po' di più di altri perché magari si aspetta di più anche da se stesso. Matteo, ultima. Sera mister, lei ha detto qualche istante fa che per stare in questo mondo bisogna stare zitti, altrimenti si va a casa. Accettare quello che succede. Altre società in settimana, per episodi molto meno eclatanti, hanno fatto molto rumore. Lei si aspetta una presa di posizione da parte della sua società o è meglio che anche da parte della società si accetti? Ma io non lo so, io devo fare l'allenatore, valutare quello che fa la squadra e cercare di non far diventare giocatori vittime di qualcosa, io compreso. Quindi si guarda avanti, bisogna preparare un'altra partita, provare a vincerla e poi il resto ci pensa la società. Quello che pensi sia meglio fare. Però te sei tenuto a dire che vedi in campo, il rigore è avvenuto in campo, il rigore non è netto, è clamoroso. Quindi io dico, l'ha visto perlomeno. L'ultimo episodio sì, gli altri no. Io parlo dell'ultimo. Che devo dire? Com'è possibile sbagliare? Datemi il fischietto. Che devo fare? Potrebbe essere un'idea. C'è una cosa che non ti è piaciuto? Una. Ma devo dire la verità, potrei dire le ripartenze del Napoli perché ci avevamo lavorato tanto, sapevamo che è una caratteristica, una capacità, è una capacità che anche nella qualità dei propri giocatori, nella velocità dei propri esterni potevano far male così, sono stati più capaci in due situazioni e ci hanno fatto due gol. Poi per il resto io non ricordo che Napoli abbia fatto altri tiri in porta. Leonardo. Vincenzo, ciao. Ciao. Pizarro è uscito piuttosto arrabbiato, pare che abbia fatto un gesto... Speriamo non lo squalifichino. Alla Mourinho. No,
Ecco, c'è un po' di esasperazione nella squadra, abbiamo sentito il pubblico arrabbiato, stasera non meritavate di perdere, ma soprattutto c'è l'ennesimo episodio da giudicare, da quando ci sei sembra un refrain continuo questa qui degli arbitri, non solo stasera appunto. Non so cosa abbia fatto Pizzarri, eravamo tutti amareggiati per il risultato finale, basta, siamo di calcio, siamo troppo, o dovremmo essere troppo esperti, anche navigati nella fattispecie delle situazioni, per non sapere che sono cose che capitano e vanno accettate. Se vuoi stare in questo mondo devi accettarle e stare zitto e andare avanti.